Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, mettimi a vivere in esso, affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido, affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino, e stretto la tua mano materna guiderà tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma, e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà, affinché me la scambi con la divina volontà. E così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Libro di Cielo, volume 4, capitoli 182-184, 9-12-18 marzo 1903. Continuando il mio solito stato, sentivo che nel mio interno il benedetto Gesù pregava dicendo: Padre Santo, glorifica il nome tuo, confondi e nasconditi ai superbi e manifestati agli umili, perché il solo umile ti riconosce per suo creatore e si riconosce per tua creatura. Detto ciò non si è fatto più sentire, tuttavia io comprendevo la forza dell'umiltà innanzi a Dio e mi pareva che egli non ha nessun ritegno ad affidare all'umile i suoi più preziosi tesori, anzi tutto è aperto per gli uomini, nessuna cosa è sotto chiave, tutto all'opposto per i superbi, anzi pare che mette un laccio ai loro piedi per confonderli ad ogni passo. Onde dopo poco si è fatto vedere un'altra volta e mi ha detto: Figlia mia, se un corpo è vivo, si conosce dal calore interno continuo, perché può essere che mediante qualche calore esterno si può riscaldarlo, ma il calore non venendo dalla vera vita, il corpo ritorna subito a raffreddarsi. Così l'anima si può conoscere se è viva alla grazia, se la sua vita interna è viva nell'operare, nell'amarmi,
se sente la forza della mia stessa vita nella sua. Se poi per qualche causa estrinseca che sia calore, fa qualche bene e poi si raffredda, ritorna ai vizi, commette le solite debolezze, c'è gran certezza che è morta la grazia, oppure sta negli ultimi estremi di vita. Così si può conoscere se veramente sono io che vado all'anima, se sente la mia grazia nel suo interno e tutto il suo bene si fonda nel suo interno. Se poi è tutto esterno e niente avverte nel suo interno di bene, ci può essere l'opera del demonio. Mentre ciò diceva è scomparso, ma poco dopo è ritornato ed ha soggiunto: figlia mia, quanto può essere terribile per quelle anime che sono state molto fecondate dalla mia grazia e poi non hanno corrisposto. La nazione ebrea, la più prediletta, la più fecondata eppure la più sterile, tutta la mia persona non fece quel frutto che fece Paolo nelle altre nazioni, meno fecondate ma più corrispondenti, perché l'incorrispondenza alla grazia acceca l'anima e la fa travedere e la dispone all'ostinazione anche di fronte a qualunque miracolo. Trovandomi nel solito mio stato, mi vedevo tutta sola e abbandonata, onde dopo aver molto stentato si è fatto vedere Gesù nel mio interno ed io gli ho detto: dolce vita mia, come sola mi avete lasciato? Quando mi mettesti in questo stato tutto fu unione, tutto fu combinato insieme e con dolce forza tutto a te mi tirasti. Oh, come si è cambiata la scena, non solo mi hai abbandonato, non solo non mi fai nessuno sforzo per tenermi in quello stato, ma sono costretta a fare uno sforzo continuo per non uscire da questa posizione. E questo sforzarvi per me è un continuo morire. E lui mi ha detto: figlia mia, lo stesso è successo quando nel concistoro della Sacrosanta Trinità si degradò il mistero dell'incarnazione per salvare l'umano genere. Ed io, unito con la loro volontà, accettai e mi offrì vittima per l'uomo. Tutto fu unione tra loro e me, e tutto combinato insieme, ma quando mi misi all'opera vi giunse un punto, specie quando mi trovai nell'ambiente delle pene, degli obbrobri, carico di tutte le scelle e datagini delle creature, in cui vi restai solo e abbandonato da tutti, fin dal mio caro padre. Non solo, ma così carico di tutte le pene come stavo, dovevo sforzare l'Onnipotente che accettasse e mi facesse continuare il mio sacrificio per la salvezza di tutto il genere umano, presente e futuro. E questo lo ottenni. Il sacrificio dura ancora. Lo sforzo è continuo, sebbene tutto sforzo d'amore. Vuoi sapere dove e come? Nel sacramento dell'Eucaristia. Là il sacrificio è continuo, perpetuo lo sforzo che faccio al Padre che usi misericordia alle creature e alle anime per ottenere il loro amore, e mi trovo in continuo contrasto di morire continuamente, sebbene tutte morti d'amore. Quindi non sei tu contenta che ti metta a parte dei periodi della mia stessa vita? Questa mattina, avendomi detto il confessore se mi sentissi il desiderio di patire, gli ho risposto sì, ma mi sentivo più quieta, godevo più pace e contento quando non volevo altro se non ciò che vuole Dio. Perciò in quello volevo fermarmi. Onde dopo, essendo venuto il benedetto Gesù, mi ha detto: figlia mia, tu hai scelto l'ottimo, perché chi sta sempre nella mia volontà mi lega, in modo da far uscire da me una continua virtù, da tenerla in continua attitudine verso di me, tanto che essa forma il mio cibo ed io il suo. Invece, ancorché l'anima facesse cose grandi, sante e buone, siccome non è virtù che è uscita da me, non potrà essermi cibo gustoso, perché non le riconosco per opera della mia volontà. Con questi brani che abbiamo letto termina il quarto volume del Libro di Cielo, come sempre con grandi insegnamenti che mediteremo brevemente insieme. Il primo è una grande lezione sull'umiltà e sull'interiorità. Specialmente la seconda è un caposaldo estremo della vita nella Divina Volontà. Il secondo paragrafetto bellissimo è una culmina in una lezione sull'amore doloroso, ecco, che ancora Gesù continua ad esercitare nell'Eucaristia, un sacrificio in atto, ininterrotto. E l'ultimo, infine, si fa comprendere come fondamentale che anche la minima cosa che noi facciamo si muova nell'ambito della Divina Volontà,
perché anche le cose più strepitose, più grandi che potessimo fare fuori di questo orizzonte non avrebbero nessun valore agli occhi di Dio. Gesù dice chiaramente, o meglio, sì, Gesù dice, prega il Padre di confondere e nascondersi ai superbi e di manifestarsi agli umili, perché solo gli umili lo riconoscono per creatore, si riconoscono per tuo creatore. Questa è la caratteristica dell'umiltà. Diceva Santa Teresa che l'umiltà è verità. L'umiltà ci mette nella verità di noi stessi, cioè nella nostra appunto creaturalità, nel nostro essere nulla da noi stessi, e nel nostro avere bisogno di Dio, del suo aiuto, della sua grazia, di tutto, nella coscienza che senza questo ausilio, questo aiuto, noi da noi stessi non combiniamo altro che guai, e se qualcosa di bene lo facciamo è tutto merito dell'Altissimo. E se qualche dono ci viene fatto, è dono completamente gratuito, che non meritiamo, non meriteremo, che non possiamo e non dobbiamo sentirci migliori di nessuno, ma possibilmente metterci all'ultimo posto, sentirci come San Francesco i peggiori di tutti, e anche se non lo fossimo in atto, essere convinti che lo siamo in potenza, non disprezzare nessuno, anzi disprezzare se stessi, amare la propria obiezione. Amare di essere disprezzati, amare di essere dimenticati, nascosti agli occhi del mondo, non considerati, non stimati, non valorizzati, non utilizzati. Ecco, noi dovremmo metterci davanti a Gesù e stare per quanto sta in me, che io possa proprio scomparire agli occhi di tutti, che proprio non mi si filino proprio, non mi calcolino proprio. Questa sarebbe veramente la disposizione delle disposizioni, perché solo tu mi basti. Poi sappiamo bene che la vera umiltà, che è come quella della Divina Maria, se il nostro Signore decidesse: no, io e te non ti voglio far vivere dimenticato da tutti, ma voglio darti questa responsabilità civile, umana, familiare, ecclesiale, è sempre fiat. Come fece la Madonna, che voleva scomparire, sarebbe rimasta a vita nel tempio, dimenticata da tutti, e invece doveva fare la madre di Dio, insomma, e ha detto immediatamente Fiat. Ecco, ma sempre tutto con questo stile. Uno diventasse anche il più grande uomo potente, il presidente degli Stati Uniti o il Papa, dovrebbe, deve sempre ritenersi, anzi a maggior ragione quando stesse così in alto, l'ultimo, il più piccolo, il più povero di tutti, e supplicare continuamente il Signore che gli dia le grazie e gli aiuti necessari ad adempiere così grandi missioni, ecco, che danno responsabilità enormi ai suoi occhi. Ecco, l'umiltà è una virtù bellissima, al cui interno si campa proprio bene. Ecco, l'anima umile è generalmente un'anima molto interiore, ecco perché questo discorso sull'interiorità Gesù lo fa in questo contesto. È perché l'umile non ama apparire, l'umile è persona nascosta ed è facilitato, perché l'interiorità, questo è uno dei punti fondamentali, ci mostra anche, ci dimostra, vedete Gesù come dice, no? Se la sua vita interna è viva nell'operare, nell'amarmi, e se sente la forza della mia stessa vita nella sua, è viva la grazia. Ma se la sua religiosità è fatta tutta di cose esterne, cioè mi entusiasmo per una predica sentita e faccio con fervore un'opera esterna, come un digiuno, o partecipo fervorosamente a un pellegrinaggio, una devozione, no? E se tutto questo è solo esteriorità, senza che produca degli effetti profondi, interiori, o che sia accompagnato da una grande devozione interiore, e generalmente le grandi devozioni interiori limitano l'esteriorità a quello che è inevitabile, d'accordo? E certamente non.
se devo entrare in chiesa e devo inginocchiarmi davanti al Santissimo, non è che non mi inginocchio per non farmi vedere perché sono umile. Assolutamente. Io non mi inginocchio per farmi vedere, mi inginocchio per adorare il Signore. Se qualcuno pensasse che mi inginocchiassi per farmi vedere, meglio, così mi disprezza e pensa che sono un fariseo. Quindi di questo ne sono contentissimo. Ma non lo faccio per questo motivo, né posso non farlo per umiltà. Questa non sarebbe umiltà. Questo sarebbe rispetto umano e sarebbe negare al Signore ciò che gli è dovuto per timore della considerazione che gli altri hanno di me. Non è questo, no? Ecco, però è vero che il termometro della nostra fede si trova nell'interiore. E questo lo vedi subito. Nelle infinite circostanze della giornata, in cui tu sei solo con te stesso, sei solo davanti a Gesù, tu che fai? Ci parli, lo ami, ci pensi, fai le cose per lui, gliele offri oppure se questo non c'è, vuol dire che la vita interiore non c'è. E Gesù dice, se la vita interiore non c'è, la vita della grazia barcolla, vacilla. E se tutto esterno e niente avviene nel suo interno di bene, dice Gesù, e qui dobbiamo ben esaminarci. Questa è proprio la tipologia del fariseo, no? Il fariseo è il sepolcro imbiancato, è tutto esteriore, ma dentro c'è ossa putredine di morte, dice Gesù nel Vangelo, espressioni terribili. Allora dice, ci può ben essere addirittura l'opera del demonio. E qualora dovesse accadere una disgrazia di questo genere, accorgersene se qualcuno vivesse disgraziatamente, purtroppo per tante situazioni una dinamica di questo genere, solo che il Signore te la illumina è già una grazia infinita. Perché generalmente i farisei di questo genere sono molto superbi e ostinati, come Gesù poi spiega nell'ultima parte del paragrafetto, e non sono malleabili, non sono disponibili ad accogliere la luce che certamente illumina una dolorosa realtà interiore, ma è certamente in vista della conversione, in vista della correzione. Anche il più grande fariseo che dovesse esistere in questo mondo può diventare il più grande credente. Ecco, allora, e infatti su questo discorso, subito dopo aver spiegato questo, Gesù, come dire, innesta l'ultimo ammaestramento di questo primo paragrafetto, cioè la corrispondenza alla grazia. E dicevo che rendersi conto di essere dei farisei è una grandissima grazia che il Signore fa. Ecco, ma se ti fa questa grazia, tu l'accogli, vi corrispondi o la rigetti. E Gesù fa un esempio che forse non ci abbiamo mai pensato, no? Ma è un esempio drammatico. Dice, io sono stato io in persona a predicare nel mio popolo, in mezzo al popolo di Israele. Io, ma al termine dell'ascensione, quanti discepoli avevo fatto? Quanti discepoli ci avrò avuto Gesù? 400-500? Io non credo molti di più. A quello, insomma, che i Vangeli e gli Atti degli Apostoli anche ci riferiscono, no? La stima è in queste proporzioni. San Paolo, nelle sue predicazioni apostoliche, ha fatto banco, cioè, ha faticato tanto, ma. Come dire, San Paolo ha fondato praticamente quasi tutta la Chiesa fuori dei confini della Giudea. Si è andato lui in giro dappertutto, si è fatto tre viaggi missionari, si è percorso non so, si sa quante parti dell'orbe conosciuto, arrivando fino a Roma, no? Quindi, dice, qual è il motivo? Dicevo, oh, San Paolo ha avuto più successo di me, cioè Gesù deve dire queste cose, perché insomma hanno fatto i predicatori tutti e due. Tra le altre cose, siccome perché le altre nazioni erano meno fecondate dalla grazia, erano più corrispondenti. Noi pensiamo a quante grazie, questo è un mistero che ci deve far vivere con la camicia gelata, con la santa camicia gelata. Cioè, noi dobbiamo pensare, ovviamente, in termini di riflessione squisitamente religiosa e senza nessun altro tipo di implicazione dolorosa di nessun genere, d'accordo? Perché è capitato al popolo di Israele, poteva capitare al popolo italiano, poteva capitare a chiunque.
Il fatto che fosse il popolo di Israele è un fatto del tutto contingente, no? Che non giustifica nessun tipo di atteggiamento negativo. Ovviamente penso che sia inutile, insomma, di questi tempi ribadirlo nei confronti di questo popolo che deve essere, come tutti i popoli, caro al nostro cuore e per certi aspetti anche un pochino più caro, insomma, perché Gesù e Maria erano membri di questo popolo e sono comunque il popolo dell'antica alleanza, no? Quindi è una riflessione però che facciamo perché questa potrebbe essere applicata a me e a te, cioè quante grazie hanno ricevuto questi, cioè, hanno ricevuto i patriarchi, i profeti, la Sacra Scrittura viene dall'Antico Testamento, viene tutto dall'ambiente ebraico, autori e autori che sono stati ispirati da Dio per mettere nero su bianco la sua parola. San Giovanni Battista, oh, era ebreo, ma Maria di Nazareth era ebrea, cioè non è italiana la Madonna, non è tedesca, è nata in Israele, da Israele. Gesù Cristo è ebreo, Gesù non è italiano, d'accordo? Anche se il Papa sta a Roma. Cioè, immaginiamo se Gesù e la Madonna fossero italiani, insomma, no? Io sarei contento, cioè, mi sentirei onoratissimo, dico, ma guarda un po', cioè, hanno scelto il mio popolo per incarnarsi, no? È pure un disastro. Questo è un mistero immenso, cioè io sinceramente trasecolo quando vedo tante cose e mi viene un po' di sano, spero sano, timore, dico, Signore mio, non permettere che succeda pure a me una cosa del genere. Cioè, con tutte queste grazie straordinarie, immense, i nostri cari fratelli ebrei ancora adesso, perché ancora adesso è così per la stragrande maggioranza, non riconoscono che Gesù è il figlio di Dio, non fanno i salti di gioia perché la Madonna è una di loro e stanno così. Quindi significa, cioè, capite, questa è un'altra dimensione fondamentalissima, costitutiva della vita nella Divina Volontà, che è la sottolineatura, la valorizzazione, la presa di coscienza dell'importanza basilare della volontà dell'uomo. Perché vivere nella volontà umana è una scelta, non è un destino o un fato ineluttabile. Non lo è. L'ostinazione è proprio di uno spirito superbo, purtroppo. Anche se può essere inconsapevole, cioè, capisci? Cioè, pensiamo ai nostri fratellini ebrei, no? Cioè, qual è stato il grosso scoglio? Per certi aspetti è anche umanamente comprensibile, ma no, ma ti pare che Dio si fa uomo con tutta la teologia vetero-testamentaria che avevano, no? Con tutte quelle volte che avevano detto, guarda che non devi farti nessuna statua, nessuna immagine, tutto era tutto scritto nell'Antico Testamento. Eppure, noi per quanto pensiamo di conoscere dell'Altissimo, dobbiamo rimanere sempre aperti alle sue sorprese. E non pensare, non fissarci, nelle nostre pur fondate convinzioni religiose o teologiche, no? Per carità, okay. Ma ci deve essere sempre quella porticina aperta a lasciare lo spazio a Dio di potermi sorprendere, di potermi sconvolgere a volte, di potermi parlare diversamente da come io lo immaginassi, no? Diversamente. Così, cioè, Dio ha fatto così tantissime volte nel corso della storia, no? Parole di San Paolo, scegliendo ciò che nel mondo è debole, ciò che nel mondo è stolto e ciò che nel mondo è nulla per parlare e per ridurre al nulla le cose che sono. Purtroppo l'incorrispondenza alla grazia acceca l'anima, la dispone all'ostinazione anche di fronte a qualunque miracolo. Cioè, se una persona poi comincia a essere che non sente più nessuno, che è stata messa ieri, l'ha sentita nella messa di ieri, Gesù fa i miracoli e dicono che è opera del diavolo, che li fa per scaccia l'indemoniato muto, e l'ha fatto perché l'ha aiutato il diavolo. Si arriva fino a questi livelli grotteschi e drammatici però.
Uno sguardo adesso sul mistero dell'Eucaristia, che è il secondo capitoletto. È interessantissimo quello che dice Gesù, perché parla dell'Eucaristia sacrificio e dell'Eucaristia presenza e comunione. Nell'Eucaristia sacrificio che cosa fa? Cioè nella messa, Gesù fa uno sforzo presso il Padre perché usi misericordia alle creature. La messa è fondamentalmente il suo sacrificio. Un sacrificio eucaristico, sacrificio incruento, ma lo stesso identico che offrì sul Calvario al Padre perché ci faccia misericordia. Questo è guai se non ci fossero le messe celebrate ogni giorno sull'altare, guai se non ci fosse questo sacrificio divino perpetuamente, come dire, in atto di essere presentato al cospetto del Padre perché usi misericordia all'umanità, al mondo e anche alla Chiesa. Guai! E questo è il primo sforzo che Gesù fa. Lo dice lui. Sono sforzi d'amore, no? Il secondo, il sacrificio, lo sforzo che fa è nei confronti nostri, per ottenere il nostro amore. Sono bellissime, per esempio, quelle pagine dell'Ora della Passione dove Gesù, quando parla dell'Eucaristia, comincia a dire: io me ne sto nei tabernacoli e lancio tante catene d'amore, ma gli uomini non se le prendono, le spezzano le catene dell'amore mio e se si vanno a rilegare un'altra volta alle catene delle creature. E io sto qui e deliro dentro l'Eucaristia, perché li amo, li amo, li amo e non me vogliono. Lo stesso quando lui entra in un'anima che lo riceve nel sacramento. E quell'anima è fredda, è incorrispondente, si fa la comunione e poi fa manco un tempo a aver deglutito le specie e che prende e scappa dalla chiesa, non dice una parola a Gesù, se lo porta a spasso, si avvicina distrattamente, senza nessuna preparazione interiore, senza nessun fervore. Cioè, Gesù soffre, sicuramente. Mi trovo in continuo contrasto di morire continuamente, sebbene tutte morti d'amore. Lo sforzo che faccio verso le anime è per ottenere il loro amore. Ecco, non sia mai, insomma, che da noi non trovi terreno fecondo. Dobbiamo metterci questa intenzione, ecco, di prenderci tutto l'amore che Gesù ci dà dall'Eucaristia. Dire: guarda, dallo pure a me, se gli altri non lo vogliono, lo prendo tutto io, anche quello che gli altri non vogliono. Ecco, ma che non avvenga mai che tu debba sentirti, insomma, morire d'amore per l'incorrispondenza mia, per la freddezza mia, per la negligenza mia, per l'indifferenza mia nei confronti del sacramento dell'Eucaristia. L'ultimo paragrafetto, bellissimo, no? Dicono: noi siamo guai a soffrire, dice sì. Però la cosa migliore sarebbe semplicemente che voglio fare quello che vuole lui. Ed è anche le sofferenze di vittima, no? Una vittima. Supponiamo che un giorno nostro Signore dice: oggi niente vittima. Oggi ti porto in estasi tutto il giorno. Ti ho portato in estasi tutto il giorno, ringrazia il Signore. Quella era la sua volontà per quel giorno. Il giorno dopo, niente estasi. Oggi stai in croce tutto il giorno. Benissimo. Benissimo. Il giorno dopo ancora niente estasi, niente croce. Oggi ti fai le ore della passione con calma. Sto immedesimandomi in Luisa e ti fai i tuoi lavoretti al tombolo e ti stai nel tuo solito stato. Il sacerdote viene a farti una croce. Oggi tutto ordinario. Niente estasi, niente croci. Vita ordinaria, vita normale. Di preghiera, di lavoro e di offerta dei tuoi sacrifici ordinari e comuni. Gesù dice una cosa molto, molto bella: chi sta sempre nella mia volontà. Adesso è mattina, no? Chi dovesse ascoltare questa meditazione durante una mattina, che cosa ci sarà oggi? Come me la prendo? La giornata, fatto l'atto preventivo? Speriamo? Bene. E ce la prendiamo così come il Signore ce la manda, in tutti i minimi dettagli. Quali croci ci staranno oggi? Quali belle notizie?
Cosa vorrà oggi il Signore? Vorrà darmi delle grazie particolari? Sarà una giornata normale, comune? Sarà una giornata che arriva qualche botta, qualche tegola, qualche croce? Non lo sappiamo. Ma affidati alla sua volontà, tutto bene. Abbandonati alla sua volontà, tutto bene. Perché questa giornata sarà il prodigio pensato da sempre da Dio. E l'unica cosa che devo sperare è che la possa vivere in profonda unione con la divina volontà, in modo tale che io possa fare esattamente tutti gli atti che dovrei fare oggi nel divin volere e che sono già stati pensati e già stati fatti, tra l'altro, da Gesù e da Maria, così come dovrebbero essere. Questo è il massimo. Ecco, quindi quest'anima lega Gesù in modo da far uscire da lui una continua virtù e la tiene in continua attitudine verso di lui. Invece di mettere in testa di fare cose grandi, ma anche le più grandi di questo mondo, pensate che poi uno comincia a trovare degli ostacoli, delle difficoltà e si arrabbia e comincia a turbarsi, a alterarsi, perché no, devo fare questa cosa grande, oggi questa la devo fare, la faccio per amore di Dio, per carità. Gesù non la guarda nemmeno. Quindi, prima di muoverci, è sempre bene che verifichiamo se quello che stiamo facendo è corrispondente alla divina volontà o no. Bene, Santa Vergine Divina Maria, concedici anzitutto, ottienici la grazia di poter essere umili come lo fosti tu e tutto interiori come lo fosti tu, di mai vanificare gli sforzi d'amore che Gesù fa per attirarci a Lui e per ottenere il nostro amore, che possa essere sempre totale e pieno nei confronti del Signore, che possiamo imparare da te. Che è meglio un punto d'ago messo nella divina volontà, ecco, che 100.000 graticole su cui ci gettiamo per volontà nostra, anche per amore di Gesù e per la sua gloria. In questo aiutaci sempre, ecco, perché la nostra vita sia autenticamente vissuta, sempre in unione, in tutto con i divini voleri. La divina volontà nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Fiat Ave Maria.